Si svolgeranno domani a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Enzo Tortora, morto stamane nella sua abitazione. La scomparsa del popolare personaggio caro al largo pubblico televisivo, ma anche protagonista come esponente radicale di battaglie civili in favore di una giustizia più giusta, ha suscitato profonda emozione in tutti. Si terranno domattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Enzo Tortora, morto stamane nella sua abitazione in via Piatti, nel centro della città. Assieme a lui la compagna Francesca Scopelliti e un infermiere. Oggi, per tutto il giorno, decine di persone hanno voluto sostare almeno per qualche minuto davanti a quel portone, dopo che la notizia della morte era stata data ai giornalisti dalla figlia di Tortora, Silvia. Stava molto meglio, è stato un arresto cardiaco. Un Un arresto cardiaco? arresto cardiaco? Sì. Ma Tu vedo eri che lì, eri a c'è casa? No, io ero a protezione. Sì, perché sono qui. Lui era a letto, leggeva i giornali. Era sereno, tranquillo. E con le sue condizioni all'ultimo tempo Erano migliorate, leggermente migliorate, migliorate. È andato molto sereno, molto tranquillo, molto calmo. Tra i primi ad arrivare il direttore della sede RAI di Milano, Raimondo, e il sindaco Pillitteri. È stato veramente un peccato, perché ero proprio sicuro che ce la facesse, eh. E aveva anche voglia, poi avevamo parlato della fondazione, avevamo parlato di tante cose, cioè parlava del futuro, quindi sono rimasto profondamente colpito. Dopo gli esponenti radicali Aglietta e Rutelli è arrivato anche un vecchio amico di Tortora, Walter Chiari. Secondo me la sua storia comincia oggi. Cioè? E cioè è la storia di un uomo che non ha saputo reggere ad una punizione ingiusta. Dunque, dove eravamo rimasti? 20 febbraio dell'anno scorso, Tortora torna in televisione. È la conclusione di un incubo iniziato nell'83. L'arresto spettacolare all'Hotel Plaza di Roma, la detenzione con l'accusa di associazione a delinquere di stampo camorristico e traffico di stupefacenti, il carcere, gli arresti domiciliari. Tortora sceglie di militare nel Partito Radicale, che lo candida al Parlamento europeo. Nell'85 è condannato a 10 anni di carcere. Qui lo vediamo al termine di una manifestazione a Milano consegnarsi ai carabinieri che lo accompagnano agli arresti domiciliari. Tortora ha deciso, coraggiosamente, di dimettersi da parlamentare europeo e di affrontare il processo d'appello da semplice cittadino. Più tardi è assolto con formula piena. Con Giallo, Tortora era ritornato al suo pubblico. Ma già durante le ultime puntate della trasmissione si erano avute le avvisaglie della malattia, un tumore che lo ha ucciso nel giro di pochi mesi. Gli avvocati Cajazza e Zenkovic hanno annunciato che anche dopo la sua morte proseguirà la battaglia giudiziaria intentata da Tortora per ottenere dallo Stato un risarcimento di 100 miliardi in conseguenza dei danni subiti per l'ingiusta detenzione. Il denaro dovrebbe servire per una fondazione internazionale di giustizia.